Matteo, allora accomodati. No, anzi, resta in piedi, scusa. Ho pubblicato adesso una mia foto su Twitter. Mi, okay. Tu ce l'hai Twitter? Sì, sì, sì. Davvero? Sì. Ah, non ti ho taggato, non ti ho trovato su X. Male. Male, molto male. Questa foto, articolo il, quanto sei alto? 1,96. Siediti. Allora, sì, potevate anche applaudire. Okay. Attenzione perché questo ragazzo oggi va svegliato. Vi spiego perché. A che ora sei andato a dormire, visto che ieri sera hai cantato a Milano, il giorno prima a Zurigo, questa sera sei al Teatro Ghione qui a Roma. Dimmi, quanto hai dormito? Avevo promesso di festeggiare esclusivamente stasera, però ieri era una serata... Ah, no, hai fatto festa ieri! No, la festa! Ci siamo ritrovati in albergo, abbiamo bevuto qualche birra, ma... Vabbè, con no, chi? Roba leggera, con amici. Con amici. Quanti eravate? Ma la band più qualche amico, una decina. Vabbè, bisogna festeggiare perché sì, è uscito l'album, adesso c'è questo tour mondiale, l'album come si chiama? Matteo. Non ne potrei più del tuo cognome. Sì, no. No, al di là di quello penso che fosse il modo migliore per presentarsi, no? La maniera più semplice e più incisiva. Matteo, ti chiamerò solo Matteo, bravissimo. Esclusivamente Matteo, non come a scuola. Bocelli, presente. Presente. Allora, qui c'è il nostro tritavolte, funziona così. Ogni volta io farò vedere due momenti della tua vita, un bivio della tua vita o qualcosa che ha a che fare comunque con la tua vita. Ho detto vita? Hai detto vita. Sì, ecco. E tu dovrai scegliere cosa tenere e cosa tritare, perché okay. Questo è attivo, forse. Vediamo. Allora... Tra un pianoforte imposto all'età di? No, dai, era imposto, una brutta parola. Vabbè, no, ci piaceva, faceva scena. All'età di 6-7 anni. 6-7 anni, arriva un pianoforte a casa tua. Sì. E chi lo suonava? Beh, principalmente babbo. Vabbè. Però devo essere sincero che spesso eravamo lì a dargli noia, a cercare di... A dargli noia? Sì, 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 lo interrompevo sempre, cominciavo a suonare a caso i tasti e poi con il tempo mi ha insegnato... Le prime note, i primi accordi. E... Invece poi diventare un giocatore di basket diventa un grande musicista, perché poi quello... E Sanremo? Perché tu a Sanremo ci sei andato nel... 2018, Follow Me 2019. Devi scegliere... 69esima edizione, quello me lo ricordo bene. Sei meglio di Amadeus. Devi dire cosa tieni e cosa triti. Prima però ti rivediamo a Sanremo e dopo c'è una chicca di te e tuo fratello Amos. Davvero? Cosa fa Amos? L'ingegnere... Laureato in ingegneria e anche in pianoforte, in realtà, lui è... Imposto all'ingegnere? No, l'ingegneria l'ha scelta lui. No, il pianoforte, dicevo. Il pianoforte un po' di più, sì, quello sì. L'hai detto tu. Vediamo. 25 anni fa io indossavo questo, esattamente questo chiodo, e mi ha portato molta fortuna. Allora, simbolicamente, se voi me lo consentite, io lo cedo a Matteo. Finché vorrai, vorrei ancora un attimo soltanto per il sogno mio d'amore. Ti ho portato due persone alle quali vuoi molto bene. Sono Amos e Matteo. Credo che li conosco. Credo che tu li conosca molto bene. Grazie ad Andrea Bocelli. Grazie a voi. Io ci sarò se tu vorrai. Eccoci qua ancora, buon pomeriggio. Al nostro tritavolte c'è Matteo, di cognome Bocelli, ma per noi oggi è solo Matteo, visto che è uscito col suo album che si chiama Matteo e sta facendo un tour mondiale. Ieri a Milano, oggi Roma, l'altro ieri a Zurigo, ma poi è in partenza per quante altre città nel mondo, Matteo?
Il 22 novembre saremo in Florida. Wow. Prima data Fort Lauderdale. E pensate poi... che festa lì la sera! Lontano da casa, Miami. Poi Miami, vicino. Io sono un bravo ragazzo, rispetto alle regole. Vabbè, ma te mi fa festa, però non è che devi essere cattivo. A fine tour. Due birre, un amico, un'amica, che ne so, no? Io ci sono. Noi ci siamo, cioè se tu ci dite queste feste, io... noi veniamo, Matteo. E che noi siamo vecchi, io Matteo. Festa. Cioè, la verità è che qui alle feste di Matteo Bocelli potrebbe essere invitato solo Iari. Che giovane. Io sono pronto, cioè... Quanti anni hai, Iari? 21. 21. Tu quanti anni hai, Matteo? 26. 26. Ah, siamo quasi coetanei. Però serve il cugino più grande. Io il 22 novembre faccio il compleanno. Chi è che parla? Sono io. Il 22 novembre è il mio compleanno, vengo anche io. A festeggiare. Tu il 23 dicembre ti sposi con Daniele, no. Ma dove vuoi andare a festeggiare? A festeggiare l'addio al nubilato. Sto tour è già. Per favore, ti abbiamo ancora da tritare tra il pianoforte e Sanremo. E a proposito di Sanremo, il 2019 c'è stato un Sanremo molto particolare per Matteo. Adesso è il momento della premiazione del vincitore della categoria Sanremo Giovani, Andrea Bocelli. Ci siamo persi, abbiamo visto Andrea Bocelli a Sanremo, poi anche quando ha vinto. Matteo, però qui devi decidere, qual è stata la tua volta buona? Sanremo è stata, Sanremo è stata un'esperienza incredibile, lo ammetto. Forse l'emozione più grande che ho provato su un palcoscenico. Però il pianoforte è per la vita, è una cosa che ho tutti i giorni con me, quindi ahimè, Sanremo posso? Fallo vedere però, fai vedere che triti Sanremo. Amadeus magari a pranzo fuori adesso. Amadeus è a pranzo fuori, però ha ragione perché senza quel pianoforte come ci vai a Sanremo? No, pianoforte, bene o male è tutto. Ci scrivo la musica, mi accompagna durante i concerti, durante le giornate, quindi non potevo tritare il pianoforte. Chi è che a casa aveva capito che avevi talento? La prima persona, il primo parente? Il primo vicino di casa che ti ha sentito urlare? Mi viene da ridere perché mia nonna era veramente un personaggio incredibile. Non hai di? Sì, conosciuto, un personaggio conosciuto da un po' di persone, no? E lei sempre raccontava che quando nacqui, lei entrò nella stanza dove c'era mia mamma e lì a fianco c'era anche mio babbo, gli disse... Eccola qui, nonna Edi. Sì, esatto. E praticamente aprì la bocca, ha detto a sua... Guardò mio babbo e gli disse: Andrea, ti è nato un altro tenore. Allora, hai capito da lì... Eddie? Lei era un personaggio, no? Però ma immagino che decisamente lei voi. E mia mamma e anche mio fratello. Mio fratello è stato... Anche Amos? Sì, sì, una figura sempre al mio fianco, ha sempre difeso questa mia passione. Chi è che la... Perché di fatto... Le persone pensano, no? Matteo Bocelli canta, il padre l'ha forzato, invece è sempre stato, dico sempre, l'opposto. Nel senso, lui mi ha sempre motivato nella musica, ma ricordo vivamente quando gli dissi, questa è la mia vita, voglio cominciare adesso a fare musica, a pubblicare musica. Lui era molto, molto titubante, poi alla fine...
Ha ceduto anche perché appunto, come disse nonna Edi, è nato un altro tenore. Allora ti vediamo quando il giorno del battesimo. Eri bello vispo, avevi già questi occhi. Sì. Questi occhioni. Sì, prima mi sa che c'è tuo papà che racconta di nonna Edi, vediamo. Mia madre quando era incinta ebbe degli attacchi, credo, di appendicite e il medico le consigliò di abortire perché le disse che il bambino avrebbe avuto dei seri problemi. Infatti non aveva tutti i torti, al di là di tutto. Però penso che mia madre alla fine sia stata contenta della scelta che ha fatto. Ti ungo con l'olio segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Matteo, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Del battesimo. Ma io sono sincero, probabilmente non dovrei dirlo. È Amos? No, ma voi mi avete fatto vedere per la prima volta i miei video di quando sono stato battezzato. Tu capisci, vero, che devo essere invitata a una festa anche se sono una boomer, Matteo? Te lo merito, grazie. Commentateci se avete qualche domanda per Matteo. Matteo, tra l'altro, che imita il padre. Mi hanno dato questa soffiata a casa. Ah, sì? Che lo imiti. In che senso? Cioè, che proprio gli fai il verso. No, non so se l'informazione è passata. Prendi un po' in giro. No, quello che spesso dico è che la tecnica molto, molto spesso, soprattutto agli inizi, si impara anche tramite l'imitazione. Ah, io pensavo che tu lo... Cioè che No, imitarlo no. Non ti permetti? No, semplicemente no. Già le persone a volte mi dicono la tua voce assomiglia un po' a quella del babbo. Da una parte dico, boh, speriamo. Nel senso, che sia. Lo speriamo è bellissimo. E attenzione, perché questo è il trito a volte che può far scatenare una guerra. Perché? A Matteo Bocelli ultimo piace. E piace comunque il mondo pop, non a caso, voglio dire, il tuo album è pop. Però siete cattivi, eh? Aspetta. Siete ultimo. Cattivi. E allora noi ci chiediamo, tra ultimo e quindi che rappresenta un po' la musica pop, ecco, e e la musica di Andrea Bocelli, non so se tu lo conosci, un grande tenore internazionale. Forse anche troppo lo conosco. Noi ci chiediamo, chi tieni e chi triti? Ma questo ti parla della vita, non dei personaggi, eh? Ma esatto, si parla di vita. Cioè, la tua o musica, di... qual è la tua vera musica? No, beh, devo essere sincero, io sono cresciuto indubbiamente con la musica di mio babbo. Non lo nego che, insomma, anche l'ho ascoltato molto, no? A volte non è così scontato, no? Per esempio mio fratello, quando era bambino, ascoltava gli Slipknot, ascoltava... quindi era... Basta conoscenza, no, musicale. Io invece ero un po' più classica, grandi voci, Frank Sinatra. Ah. Però, insomma, crescendo poi di fatto il pop è sempre stato la mia musica, cioè il mio genere musicale. Cioè tu potevi tant'è ascoltare che... a 16-17 anni, tipo Katy Perry, mm-hmm. no? Sai che era il periodo di Katy Perry sì. Mettete Roar, ecco. Tu la sentivi nella cameretta? Sì. Quindi la verità è che alla fine poi ascoltavo più la musica commerciale che non il resto, no? Quindi se si parla artisticamente parlando, cioè, ad oggi sì, ascolto più un ultimo che non un Andrea Bocelli, però come... Quindi lo devi tritare. Come vita, beh, ovvio, mio babbo, cioè, che discorsi. Vabbè, ma mi ha cresciuto, i valori che mi ha trasmesso, tutto, cioè, quindi...
bisogna decidere vita o artisticamente? No, qui sei come in veste di artista, mica come figlio di, tu sei l'artista Matteo, punto. Ragazzi, bisogna lo fare, sta facendo, bisogna fare un po' di clamore, no? Aspetta, ti voglio sulla 2, in questo momento deve essere preso da Matteo, no, che in questo momento, allargate in questo momento Nicolò si deve rendere conto di cosa sto facendo. Andate su Matteo. Allora, quindi che ti pari l'ascoltavi? Sì, sì. Questa, Happy, mettetemela. Sono tutti gli anni suoi, eh? Vabbè, questa è una delle tracce, secondo me. Questa. Però vedete che non si scompone, eh? No, ma questa secondo me è una delle canzoni, una delle hit più clamorose mai fatte negli ultimi 10 anni. Quindi tu anni. L'ascoltavi a casa tua? Sì, fare Williams è un... Idolo. Quando papà sentiva, quando magari lui ascoltava tutte queste canzoni contemporanee. Ma infatti lui si merita questa cosa qui, è anche per questo motivo qua, che a casa fin da quando ero bambini, lui sempre volume giù, quando si trattava di, non facciamo nomi, di musica che non fosse opera o musica, ha sempre capito, no, te devi ascoltare. E quindi questo quindi è il motivo, quindi artisticamente lui si merita la... per tutto il resto non si può dire niente. Quindi metteva giù la radio quando partivano queste canzoni. Sì. In particolare con qualcuno, no? No. Semplicemente lui è, lui ascolta l'opera. E pure i figli. E l'opera. E i figli e l'opera. È tutto l'opera. Senti, ma a scuola, perché tu dove sei andato a scuola? A Forte dei Marmi? Sì. E lì eri Matteo Bocelli per forza. Lo sapevano tutti. Sì. E i professori con te? Lo vogliamo dire? No, vabbè, ma sono cose che mi hanno. Sono cose che mi hanno. Che mi hanno sì. Rafforzato. Sì. Tipo? Sì. No, mi ricordo, senza fare nome, mi ricordo primo giorno di liceo. Primo giorno. Ritardi zeri, eh? Cioè entrando con tutti gli altri compagni, questa professoressa mi guardò e mi disse: sappi che qua io tratto tutti la stessa maniera. Io gli dissi: buongiorno. Però sono quelle cose che poi... Secondo me perché lei ascoltava Katy Perry, fare Williams, no. Era pazza di Mengoni, sai che era l'anno dell'essenziale. Io compongo nuovi spazi e desideri appartengono anche a te. Guarda come sono brava, non ti metto neanche una canzone di papà. No. Due feste mi merito. E arriviamo a questo tour mondiale. Scusami, ma tu che da piccolo seguivi papà virtualmente con quel mappamondo, no? che ti regalò, anzi fatemelo vedere, perché c'è Matteo con questo mappamondo che cerca di capire il suo papà. Ce l'hai ancora in camera? Sì. Ma davvero? Sì. Ecco. Proprio lui. Cosa facevi con quel mappamondo? È un mappamondo che mi portò, ora non mi ricordo esattamente da quale paese, però mi ricordo, mio fratello ce lo portò e ci disse, questo, così puoi studiare la geografia senza buoni risultati, ma soprattutto puoi vedere dove si trova tuo babbo quando gira il mondo. Fu una cosa molto, molto bella, tant'è che, ripeto, ce l'ho sempre lì davanti in camera. E adesso sarai tu a girare il mondo. E adesso tocca a me, quello che ho raccontato un po' anche di fatto nel primissimo singolo Solo. E nel brano parlo anche di questo, che questo senso di solitudine che oggi provo a girare per il mondo e che un tempo provavo quando vedevo partire mio babbo per i lunghi viaggi. Ti mancava? Sì. Insomma, comunque un genitore è un genitore. Poi, per amor del cielo, non è che andasse in guerra, quindi non... No, certo. Però comunque per un bambino piccolo, non vedere il padre magari per un mese, e te vai a scuola nel frattempo, no? Gli amici ti parlano, insomma... Però dai, era tanta invece la gioia quando tornava, quindi
come tutte le cose, no? Cioè... Possiamo dire che poi crescendo tu hai scoperto di più tuo padre come uomo? No, quello sì, quello sicuramente, però nonostante fosse spesso in viaggio non ci ha mai fatti sentire poi così soli e così... ci ha sempre dato il giusto tempo. Mi fa un po' strano parlare con un ragazzo così giovane di 26 anni che parla però di solitudine, no? Di quella solitudine quando si è piccoli, che un genitore è fuori per lavoro. Poi nel caso di tuo padre sei stato molto bravo a dire non era fuori per la guerra, e oggi ci sono tanti invece genitori che sono fuori per la guerra. Esatto. Però un bambino vuole avere il genitore vicino. E oggi sei tu che parti, e quindi oggi sarai tu che mancherai ai tuoi genitori, a tuo fratello, a tua sorella. Però grazie a questi viaggi si possono fare anche tante conoscenze, incontrare tante persone. E tu hai avuto la fortuna, per la bravura... Ho recuperato dopo, infatti, il tempo, perché dal 2018, poi quando uscì Follow Me, insomma, con lui ho viaggiato, posso dire, tutto il mondo, e sono stati forse i 2 anni più belli... Cosa è successo in quei 2 anni? Raccontacelo. Di fatto io sono passato da suonare e cantare a casa per la famiglia, per gli amici, per pochi intimi, a Madison Square Garden, Hollywood Bowl, Sanremo, cioè tutti i più grandi palcoscenici, tutte le più grandi televisioni. Quindi c'è stato emotivamente parlando è stato forte. Essere intervistato com'era, Matteo? Oggi sei bravissimo, eh? Ma insomma, dai, sì, di sicuro. Adesso torno a casa, chiamata del babbo. Ah sì? Sì. Mi hai tritato. No, diciamo, insomma, con il tempo sicuramente, no? Ne fai uno, ne fai due, ne fai tre, poi alla fine... Però eri terrorizzato all'inizio? Sì, non sono... Davanti, stranamente, davanti alla telecamera non mi sono mai sentito poi così... No, però quando ti ritrovi con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden... Sì. Quando canti all'incoronazione di Re Carlo III, che voglio dire, anche lui aspettava 40 anni di essere incoronato, capisci? Anche lui sarà stato emozionato, Re Carlo III. Cioè, c'era anche un Matteo emozionato perché doveva esibirsi. Mm-hmm. Con Biden com'è andata? Bene, molto bene. Sì, amico? Sì. Però, sinceramente, sono 2 esperienze incredibili, quindi qui... Cioè, qui a casa. No, però me devi raccontare con Biden. Canti per il presidente degli Stati Uniti. No, non so come dirlo. Poi, per assurdo, quando arrivi lì, alla Casa Bianca, sembra quasi di essere in un film. Cioè, nei film che... Perché non realizzi proprio, no? Cioè, realizzi dopo, col tempo. È proprio la Era casa... lì seduto accanto a sua moglie e sì, dici, ci sono. Sono nella Casa Bianca, sto cantando... Però non so come dirti, è strano, è una situazione molto particolare. Cioè poi, sembra quasi un sogno, un film. No, c'è stato, però devo dire, ecco, forse elimino questa per un motivo semplicissimo. Cioè, mi stai dicendo che vuole eliminare Carlo III? No, perché prima della diretta ci siamo seduti al pianoforte... Cioè, tu e il presidente Biden? Sono seduto al pianoforte e ho suonato Follow Me insieme a Babbo per Biden, e lui ha perso un figlio, no? E sì, tra l'altro anche le telecamere lì hanno... Tutti hanno chiesto di tagliare perché si è commosso. E, cioè, per me, poi alla fine la musica è questo, no? Quando riesci a esprimerti e a far emozionare qualcuno, a dare una bella emozione a qualcuno, è mission accomplished. Sì. Ma non ce l'abbiamo, Follow Me? Non ce l'abbiamo. No, noi per rispetto ovviamente non abbiamo... No, io volevo solo la canzone. Biden, sì, no, ciao. No. Cioè, capito, ho recuperato il battesimo, mi sentivo a posto. Allora, quindi Biden mi sa che ce lo teniamo. Adesso però Carlo III ha scelto voi. Lo tritiamo però. Senti, io già ho detto che basta, non se ne può più di parlare della monarchia inglese. Tu capisci che è già successo sui social. Quindi io praticamente prendo le distanze, come si fa nei talk serie. No, qui però ci pensi te, eh? No, ma non ci penso proprio. Solo se mi dici che qui si mangiava meglio del buffet americano. Sì, dai. Così lo fai. Ragazzi, lo fa, vorrei un po' di suspense. Condividere, no? Le responsabilità. Condividiamo, ma condividiamo meglio. Oh! È andato, ciao, ragazzi. Carlo.
andato. Come ti sei vestito per recarlo? Solito tuxedo. Vabbè, un po' di entusiasmo, però, no, Matteo. Io mai messo, ad esempio. Cioè, un po' di entusiasmo. No, ma perché io, ahimè, con la moda non sono mai stato... Cioè, a scuola mi chiamavano sempre Unicolor. Unicolor? Sì, no. non avevo grande fantasia. La mattina quando mi svegliavo volevo aprire l'armadio e mettermi, bene o male, un po' o tutto nero. Tutto... Guarda, adesso Rizzo, il nostro regista, ti fa una panoramica come si fa per le modelle. No. Sei pronto? Favore, dalla no. testa ai piedi. Unicolor, Matteo Bocelli. Casual. Fabrizio, sì, come io commentano i social? Ah no, io ho una giacca da prestargli che ieri ha avuto tanto successo, ma non li eviterei. Lascia perdere, avevo una camicia rosa che è molto piaciuta alle nostre ospiti. Troppo, infatti non vedevano manco più me. C'è tanti messaggi che sono arrivati, bellissimi. C'è anche un messaggio domanda che è arrivato al 366-6657-316 e dice: Matteo, la tua musica è celestiale. Come l'hai detto, sembrava una chat. Come l'ho detto un po' troppo basso. In quale paese ti senti più emozionato quando ti esibisci? Senza pensarci minimamente, l'Italia. Bravo. Allora scusami Matteo, però visto che l'Italia siamo qui, possiamo cantare un attimo, poi continuiamo con l'intervista? Cioè non ho capito. Beh, perché sì. Lo faccio parlare, ci racconta e ci dice tutto, però guarda come Grazie. Siamo pronti. Yeah, fantastico. Non so, visto che c'è un album, forse il tuo singolo, quello che ti piace di più. Beh, sì, canterei questo brano che è di fatto un singolo italiano che è all'interno del mio nuovo album ed è un brano in cui sono riuscito a dire tante cose di me stesso, tante cose della mia vita privata e che dire, anche si chiama Fasi e descrivo un po' questa fase della mia vita ricca di emozioni, di belle cose, questo primo album, questo primo tour e quindi sì dai, mi farebbe molto piacere. Quindi ci fai ascoltare Fasi? Sì. Allora ci proviamo. Io sto zitta, E mi ritrovo a pensare che fra un mare di gente non ci si trova più. Io me ne voglio restare come un cane sull'erba quando mi sento giù. Che son tutti bravi con le parole a dirti quello che devi fare e oggi neanche i consigli di mio padre non li voglio ascoltare, che forse non lo so più cosa voglio e neanche tu, mi è rimasta addosso l'ultima cosa che mi hai detto, io così non ti aspetto e avrei bisogno davvero, davvero di essere un po' più sincero, sincero e dirti in fondo che tanto lo sai che ognuno poi c'ha le sue fasi, niente promesse che tanto lo sai che in fondo sono solo frasi e avevo voglia di bruciare ancora sulla tua pelle, insegnami a precipitare che nessuno ci prende da tutte le paure, tutte le cose belle, impari solo se cadi, che ognuno in fondo ha le sue fasi. Bravo! Grazie, ma si sente che ieri ho fatto festa. No, aspetta, guarda, stai parlando con una stonata, quindi per te è stato pazzesco con Fasi. Grazie a Valerio Carbone. Grazie, Valerio. Grazie, Valerio, anche tu facevi festa ieri? Lui è parte della banda. Capofesta, capovillaggio. Ho capito. Attenzione, però, in questo Fasi, cioè, ci sono delle parole forti, Sì. Di un ragazzo qualsiasi. Che dice che non vuole ascoltare le parole di un suo genitore, in questo caso tu dici anche papà, non dici mamma, dici papà. Cioè, poi, giusto Fabrizio? Cioè, sì, dice che sono tutti bravi con le parole a dirti quello che devi fare. E oggi neanche i consigli di mio padre non li voglio ascoltare. Oh, dimmi cosa non vuoi ascoltare. Vabbè, in musica ci si esprime,
poi tutti i dettagli non si possono dare, no? Poi, come con i romanzi. Anzi, questo brano per fortuna parla diciamo da sé, credo, e non è come altri brani, no? In cui a volte devi cercare un po' il senso all'interno di frasi un po'... E Freddie Mercury diceva: preferisco non parlare del significato dietro ai miei brani, preferisco che lasciare al pubblico, alle persone che ascoltano la mia musica, la libertà di, no? di sentirla come meglio credono, come meglio vogliono. Noi qui l'abbiamo sentita e ti ringrazio, ti ho detto abbiamo fatto festa ieri, ma per noi eri perfetta, seduto poi. Sì, state tu, così. Così. Grazie. E allora, noi ti abbiamo visto con Mara Venier cantare l'Ave Maria, quindi comunque un genere completamente diverso da quello che tu adesso stai portando in tour. Ti piace rivederti quando canti da tenore oppure no? Sì, no, mi dà grande soddisfazione. Comunque, questo l'ho sempre sostenuto, cioè il canto lirico dà un qualcosa che è unico. E, non so come dire, un po' come se tu sentissi la tua vera voce, no? E, quindi, sì, indiscutibilmente sì. Tant'è che nei miei concerti porto, diciamo, anche un po' quel lato lì. Come diciamo spesso con mio babbo, abbiamo un po' questa sorta di bilinguismo, nel senso che c'è sia un'impostazione più pop che quella più classica, no? È un qualcosa che... E allora ti rivediamo piuttosto in quella più classica. Siamo nel paese di Padre Pio, la nostra famiglia, insomma, molto vicina, devota, e quindi dai, penso che non ci fosse posto migliore per poter dedicare a tutti voi un'Ave Maria. E noi ti ringraziamo. Matteo Boscelli, Ave Maria. Si riguarda ed a un certo punto perdi il sorriso e quasi ti incupisci, non lo so, cioè, perché non ti piace a un certo punto, perché pensi a quel momento? No, non lo so, mi osservo e mi studio sempre, no? Bisogna poi non avevi fatto festa qui? No, in un certo senso no, quindi... È andata bene, eh? Iari, il tuo coetaneo, perché solo voi due siete coetanei, Matteo, questo nome... E in realtà è anche un ringraziamento a nome di tutto il programma, perché il tuo nome deriva dall'ebraico Matat Yah, che significa letteralmente regalo di Dio. Quindi io ti vorrei ringraziare a nome di tutti per il regalo che ci hai fatto con la tua presenza e con la tua bellissima voce, come dicono anche i social. Grazie a voi. Grazie a voi. Senti, tra due mesi lo sai che è Natale, eh? E voi l'anno scorso avete avuto un grande affare con Natale. Un lungo Natale, come è stato a casa Boscelli questo Natale? C'era lui, il papà, la sorella più piccola, Virginia? Sì, è partito dall'estate perché... Che meraviglia! Registrato a giugno, luglio con i maglioni bianchi. Ti stiamo vedendo qui dietro, che sembrate la famiglia La Florer. E sì, e questo è durato fino poi a Natale, però sì, sono 6 mesi di... Poi dimmi la verità, a Natale avete litigato, vi siete lanciati i piatti, avete detto basta, non ci sopportiamo più. Ti prego Matteo, perché questa famiglia così di questo mulino, dici che siete come noi, siete come noi, vero? Siete come noi. No, devo dire, quel tour lì per il tempo che siamo stati assieme è stato anche troppo positivo. Ecco, l'energia del Natale. Incredibile. Però sì, no, in tutte le famiglie c'è sempre... Via qualche... Su cosa litigate? Come sempre, stavo per dire una parola, poi poi non la dico, ma avete capito, dai. No. Bravo. Cosa hanno detto? Per cose stupide. Sì, per cose sciocchezze. Per sciocchezze. Nel 2022 è anche inciso un album natalizio, appunto con tua sorella Virginia e con tuo padre, vero? Sì.
c'era anche lui. Cioè, l'avete invitato, esatto, e Family Christmas, e avete fatto un tour mondiale per promuoverlo. Guardate. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Io prima di parlare ho iniziato a cantare. Prima di fare nient'altro ho cantato. Remember those we loved no longer. Prima di andare sul palco, diciamo, mi isolo dal resto dell'umanità. Cioè, non parla nessuno perché c'ho un po' paura. Dipende da quante persone ci sono, perché più grande è, più mi agito. Il giorno più speciale, il giorno di Natale. Persone al Madison Square Garden, persone che sono lì per ascoltarti. Matteo, dalla tua cameretta di Forte dei Marmi, quando tuo padre metteva giù la radio perché magari ascoltavi contemporanee e non la lirica, nel passato di tempo, c'è qualcosa che non ti piace della tua vita? No, assolutamente. Cioè, per amor del cielo, nel senso, tutti abbiamo dei momenti un po' più up, un po' più down, tutti abbiamo le nostre esperienze più o meno positive, però cioè, mi ritengo una persona talmente fortunata perché specialmente in questo periodo storico non ha senso, secondo me, parlare di cose negative, no? Dobbiamo soltanto, sì, ripeto, ritenerci fortunati e ringraziare Dio. Fabrizio, questo ragazzo ha conosciuto anche una donna. Una sì. Donna famosa a livello planetario, che è Jennifer Lopez, perché è diventato ambassador con lei di un'importante azienda d'abbigliamento. Sì, è nato un meme da questa cosa. È nato un meme? Sì, perché prima si diceva del papà che non faceva ascoltare la musica pop, quindi quando papà dice Matteo, niente musica pop, e tu posi con la regina del pop, che è Jennifer Lopez, e ci fai una foto insieme, giusto? Mi sembrava giusto. Questa sera Matteo sarà al Teatro Ghione, non so se ci sarà Jennifer Lopez, ma io ti chiedo, hai il suo numero di telefono, Matteo? No. No, manco tu. No. Ah. A volte capita, a volte ci si cambia numeri, a volte no. Con chi è capitato che si è cambiato il numero, Matteo? Dici un po' con chi è capitato, Matteo, che questa cosa ci incuriosisce. Dici, Matteo, dici. Ma io a volte perché parlo? Io dovrei... fatemi cantare. Ma guarda, se mi canti una canzone di Natale, io subito ti prendi il microfono, eh? No, ma poi dai, sinceramente, abbiamo fatto questo servizio a Los Angeles. Con Jennifer Lopez, sì. Lasciatemi il meme che lei, mi fa aspetto dire. Naturalmente, artista incredibile, piena di impegni. E sono arrivato lì che era naturalmente di corsa. Insomma, la vestivano come una bambola, no? e sì, non, c'è stato modo di scambiare due parole, ma ecco, non mi sentivo già onorato di essere lì, seduto anche, avevo fatto un altro scatto, ero seduto al pianoforte che gli suonavo Beethoven e lei sdraiata, quindi è stato, ma com'è, stato com'è, già... com'è Jennifer Lopez, Matteo? Ma è com'è, da che punto di vista? Tutto, proprio... è bella, molto bella, però... Simpatica no, perché non ci hai parlato. No, ci ho parlato, quel poco che ci ho parlato, è una ragazza molto, sì, molto carina, socievole, simpatica. Però di più non posso dire. Quando parli un minuto con una persona, come fai a dire? Un minuto e minuto. Comunque, non so quanti possono dire di aver fatto parte della famiglia dei Simpson, perché tutta la tua famiglia, te compreso, siete diventati degli omini gialli. Cioè, a quella professoressa, questa immagine della famiglia Bocelli in versione Simpson, me la fai vedere, Gino? La vorresti far vedere a quella professoressa che ti disse qui siete tutti uguali, eh? No, ma guarda, il rapporto con quella professoressa è stato di amore e odio, no? Ma alla fine forse è la professoressa alla quale sono rimasto più legato. Ah, vedi? Spesso queste cose... Cosa insegnava? Vabbè, generica. Non insegnava nulla, basta. Tante materie, posso dire. Ok. Tante materie letterarie.
Grazie Matteo, davvero. Questa sera tutti a Teatro Lione per i pochissimi biglietti che restano, mi sa che invece è sold out, dove ci sarà lui. E veramente un saluto a tutti i tuoi musicisti. Grazie. Aspettando grazie. Degli inviti per queste feste, perché Iari e dai. Fabrizio verranno. Io il biglietto l'ho fatto. Mi raccomando. Con il proprio. Esatto. Matteo.